Ragazzi, bentornati, bentornati in questo nuovo video dopo un'inattività di tipo 2 settimane e mezzo. Mi sono preso una piccola, piccolissima pausa durante le feste perché diciamo che non è che ci avessi tantissima voglia, poi avevo le cose, avevo le mie cose da fare. È un casino durante le feste a casa mia perché ci sono i miei fratelli a casa, da scuola ed è un bordello, quindi ho deciso di prendermi questa piccola pausa e di tornare più carico di prima adesso. Allora, vi starete chiedendo forse perché sto usando Urgot, visto che il 13° champion sarebbe Bro, no? E io vi ho detto che vi avrei fatto tutto in ordine alfabetico. Però un ragazzo mi ha chiesto di fare Urgot, visto che, quanto dice lui, lo trova inutile, non sa dove cazzo usarlo e come usarlo. E quindi ho deciso di aiutarlo, di fargli un po' capire come si usa Urgot ed Urgot, visto che non sapeva nemmeno che lane fosse. Allora, Urgot, che c'è da dire su Urgot? È un champion completamente non in meta. Vi basta sapere che. Vi basta sapere che ho provato a usarlo in rank, cioè prima di fare. Questa è una team builder. Ho provato a usarlo in rank 3 volte. Solo che la gente a quanto pare non piace Urgot. E ogni volta che dicevo Urgot di carry o quittavano immediatamente oppure no, please, no, troll. Sapete come funziona? Tipo come quando piccate Teemo e chiamate il supro, che tutti vi urlano dietro, vi spammano e vi odiano a morte. Allora, Urgot, dicevo, è un champion particolare perché è una di carry, ma va giocato come un tank. Se, come potete vedere, ho 43 di armor perché ho messo 2 quintessenze di armor e nelle gialle sempre armor, quindi parto tipo con 18 di bonus, se non sbaglio, esatto, 18. Anche le Masteries le ho fatte un po' particolari, sempre col Thunderlord però, ovviamente, perché, come dice il mio caro amico Nicola, la Thunderlord va messa anche su Giorgio adesso, fino a che non bufferanno le altre. Abbiamo una lane abbastanza difficilina perché Queen e Tahm Kench al momento sono due tra i pick più forti che potete trovare in bot lane. Però siamo entrambi due tanconi, quindi loro si danneranno parecchio a tentare di killarci. Allora, Urgot non ha un early game stupendo. Bisogna aspettare un pochino, soprattutto perché la sua Q è a spam. Come vedete c'ha un cooldown bassissimo di 2 secondi. Però a livello 1 spreca un botto di mana. Quindi al primo recall bisogna prendere subito la tier. Bisogna prendere subito la tier e iniziare a staccare di mana. Dopo che avremo fatto la tier, ora non so se farmi. Non so, sono indeciso se farmi l'Essence Reaver perché comunque mi ridà mana, mi dà anche un po' di critico. Sono indeciso, però penso che farò la build classica, andrò di Black Cleaver e poi di Frozen Heart. Come dicevo, Urgot va fatto tank. Cazzo, il cannone, ok. Urgot va fatto tank per il semplice motivo che la sua ulti è molto molto particolare, cioè non è da di carry, la sua ulti è da tank. Praticamente swappa, cioè vi cambia di posto. Vi cambia di posto con il nemico. In questo caso, noi la cosa che dovremmo fare. Affanculo al blind di sta puttana. La cosa che dovremmo fare noi in teamfight è puntare la di carry nemico, cambiarci di posto con lui, quindi trovarci nel mezzo del teamfight avversario, però fare in modo che l'avversario, cioè la di carry nemico, si trovi nel mezzo di tutto il nostro team, così da venire liquidato subito. La nostra ulti ci dà, ora non mi ricordo quanto, ecco. Vedete come funziona Urgot? Adesso 2 secondi che ve lo spiego un attimo. Ok, benissimo Alistar, bravo. Perfetto. Ragazzi, Urgot è forte. È forte, vedete che aumenta. Ok, hanno focussato Alistar. Per loro è un casino, perché non sanno chi focussare, perché se focussano me. Se focussano me, Alistar li stunna e li bazza via e insomma, fa le cose da Alistar. Se focusano me, però, cioè se focusano lui, io gli faccio un botto di danno. E loro non possono benissimo focussare me perché ho un casino di armor adesso. Per le rune che mi sono messo.
Adesso vi spiego un attimo le skill. Allora, praticamente la combo da fare con Urgot è questa. Sparate la E. La E è quella specie di capsulina velenosa che mi avete visto lanciare sulla dichiara nemico. La dichiara nemico viene avvelenato e voi, la vostra Q, che di solito è vedete che è a target, no? La vostra Q diventa un... Non so come spiegare. Cioè diventa tipo un... non un punta e clicca. Allora, mettiamoci questa. Ok. Scarpe però lascio stare. La vostra Q diventa un missile a ricerca e colpirà per forza sempre nel raggio in cui è ovviamente la dichiara nemico. Questa è una cosa buonissima perché se attivate anche la W, che è uno scudo che tra l'altro funziona col suo mana massimo, quindi per questo che va fatta, la tier. Se attivate lo scudo, quando colpite con la Q, slowa. Quindi lui cioè, la dichiara nemico diventa rallentato. E voi potete continuare a spammare e vedete che dopo un po' Urgot fa dei danni allucinanti. E purtroppo non è un pick in meta, quindi la gente ovviamente non lo usa perché al momento diciamo che ci sono pick più forti, però non è malvagio neanche lui, come avete visto. Cioè loro hanno sprecato tutte le summoner, io non ho usato né il flash né l'IA. Ora, tiriamo un po' di Q così spammiamo la tier. Ah, una cosa che non vi ho detto, a livello 1, a livello 2 o 3, insomma, in early game, cioè, concentratevi sul farm, lasciate stare, cioè, non... cercate di... fanculo, non vedo niente, blind di merda. Cercate di non spammare troppo, perché, cioè, fate una Q, fate una E, fate una W, un altro paio di Q e, cioè, il mana vaffanculo, capito? Ora, come vedete, ho abbastanza mana per iniziare a spammare. Adesso che ho la Q al 3... Vedete? Che male che gli ho fatto? Altra morto! E adesso mi sono fatto mangiare. Cazzo, no, 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 no. Vedete come funziona? Ragazzi, Urgot è forte. È forte, è un po' brutto, è un po' off meta, off tutto, però è forte. Usato bene è forte. Pushiamo, pushiamo perché li abbiamo appena uccisi. Pushando, pushando, loro perderanno tutta questa farm. Vale, sta che vuoi. Loro perderanno tutta questa farm, compresa il cannone. Noi possiamo recolare tranquillamente, arriveremo e prenderemo livelli di vantaggio. Un'altra cosa, Urgot ha bisogno. Le cose di cui ha bisogno Urgot come build sono cooldown reduction. Io sono partito con 10 per via delle rune e delle masteries. Poi vi lascerò tutto quanto in descrizione come al solito. Ha bisogno di cooldown, di armor, vita no, cioè insomma è apprezzabile, tipo ora metterò la Black Cleaver così da rompere ancora di più l'armatura del nemico, perché non ve l'ho detto, la passiva funziona tipo quella di Xin Zhao. Ora se magari... Oh cazzo, mi ero distratto un attimo. Mi ero distratto leggermente a parlare, povero Volibear. L'avevo salvato con l'Iepa. Questo, se lo lasciasse a me, mi farebbe un favore. Però lo lascia a me? Ma che gentile. Ma grazie. Ora abbiamo l'ulti. Avendo l'ulti, adesso vi spiego una bella cosa che si può fare con Alistar. Anche se ora siamo sopra, siamo 2-0. Abbiamo anche più farm di Queen, cioè quella è 0-3. E non dovrebbe fare niente. Con Alistar, sapete che Alistar può fare Q e W per spingere il nemico indietro, no? Se nel caso voi foste qua, potreste sfruttare questa sua cosa per scambiarvi di posto e far arrivare praticamente la dichiara del nemico in torre. Questa è una cosa carina che si può fare con Urgot, anche se ora non penso che riusciremo a farla. Comunque, come vi stavo dicendo, la passiva di Urgot è tipo quella di Xin Zhao, no? Ogni colpo che dà, sia di basic attack che di Q, perché la Q applica il basic attack. Infatti mi sa che... No, forse non applico il basic attack la Q. No, non lo so. Devo guardare. Vabbè, comunque sia. Comunque sia, stacca Alistar. Aspetti il cannone. Comunque sia, vi dicevo, la passiva riduce l'armor nemica, il che è una cosa buona. Combinata con la Black Cleaver, potete far fuori anche un tank. Tipo, sto stronzo.
Ah, se l'hai mangiata, ecco perché non la vedevo più. Stavolta l'ho mancato. Ora che abbiamo il blu, continueremo a spammare, così ci carichiamo la tier, diamo fastidio a loro. Vedete che male, cioè metà vita, metà vita, metà vita. Con cosa? Con 3 skill. Vabbè, 4 contando la E. Questi li possiamo divare. Cazzo, perché manco? Già stiamo facendo dei danni assurdi. Siamo 1-10. Sono un po' di barboni questi qui. Tiara, quanto ce l'ho? 200, benissimo. Cazzo, non trovo niente. Non ha moltissimo range, Urgot, quindi dovete stare un po' attenti quando andate così sotto torre. Vaffanculo la mia mira! Alistar potrebbe giocare un pochino più aggressivo, eh? Cioè, potrebbe benissimo far flash... Agro? Che cazzo ha fatto? Stavolta ti prendo. È ora di morire. No! Orta! Cazzo. Ok, c'ho l'agro io. Oddio. Ok, sono morto. Alistar è stato un pochino troppo greedy qua. Ma no, ha ultato, l'aveva già ultato. Siamo stati un po' lucky, un po' deficienti anche, però vabbè, fa niente. Ora sono un po' indeciso se farmi il Phage o già la mano a Muna. Sinceramente non lo so. Ma io vado di Phage. Non ho ancora abbastanza mana per sfruttare appieno la mano a Muna. Prossimo recall ci facciamo Black Cleaver e mano a Muna. Cioè il ca... no. Ci facciamo la mano a Muna e poi ci prendiamo la Black Cleaver. Almeno così siamo col Phage, siamo un po' più tanky, abbiamo un po' di velocità in più quando attacchiamo. Io ho fatto un flash da bronzo. Sono andato avanti e mi sono tankato la torre perché pensavo che Alistar avesse un po' più di vita, non che Tahm Kench lo shottasse con quella W, quindi volevo salvarlo, invece sono rimasto inculato. Come seconda maxiamo la W che ci dà scudo, anche se non è male nemmeno alzare la E, perché dà un danno a tempo non brutto, cioè dà un danno a tempo abbastanza carino, però boh, penso che sia meglio maxare la W per avere giusto un po' più di shield. Piccione, tu che cazzo ti fa? Che palle, sto blind. Vede, Tahm Kench e Queen è forse la coppia più fastidiosa che potete trovare, perché mangiandola annulla, cioè annulla i miei razzi a ricerca, quindi è un po' una rottura di coglione. No, mica mi ha fatto prendere male Volibear. Avrei potuto ultare, però... Vabbè che possiamo divare tranquillamente. Ora vediamo se riusciamo a buttare giù questa torre, così... Ok, abbiamo preso la torre, ora potremmo farci anche il drago. Usciamo qui in fretta. Cazzo, pensavo di shottarlo. Ah, ok, Volibear è super aggressivo. Ora, quello che facciamo noi... Io volevo andare... Perfetto! I danni! Vedete, noi non ci siamo fatti un cazzo. Perché con tutto lo scudo che abbiamo preso... Vabbè che non ci hanno focussato, vabbè, sono stati un po' scemi. Però anche se ci avessero focussato tutti e tre, sia Tahm Kench che Queen che Rengar, non ci avrebbero fatto niente, perché ora l'ulti ci riduce... Riduce i danni del 30%, il che non è male. Che è molto buono.
Ora possiamo farci il drago. Lo finisco di pushare qua. Prego, prego. No, non posso. Ok. Andiamo a farci il drago, abbiamo un sacco di soldini. Con questo ci facciamo la Black Cleaver. E le scarpe. Le scarpe mi sa che metterò le scarpe di cooldown, visto che non ho bisogno di mettere altra arma. Non ho nessun problema per ora. Nessuno di loro è fiddato, nessuno di loro ha qualcuno che può farmi male. Ok, Black Cleaver. Cooldown. E la mano a mano bisogna aspettare ancora un pochino. Quanto ce l'ho? 4,34, benissimo. Spammiamo un po' mentre andiamo, così ce la carichiamo. La botte è vinta, quindi ora andiamo mid. Siamo a 40%, praticamente al massimo. Con il blu arriviamo a 45. E tu? Cazzo, non l'ho preso. Dai, Zed, usiamo questa torre. Minchia, fa male per lui. Vabbè, io vado su. Tank che mi si... Oh cazzo! Sono morto. Sono stato stupido. Sono passato di lì. Cioè, a parte che non mi aspettavo per niente utile. Pensavo arrivasse Darius al massimo, ma Darius non sarebbe stato un problema. Ho fatto un po'. Ho avuto un position di merda. Però vabbè, 2 per 1 va bene. Ora vendiamoci la spadina. Ci mandiamo il pickaxe. Qua facciamo il manamune. Non sono tanto abituato a usare urlo, ragazzi. Non sono tanto abituato e sapendo che è una di carry però tank, cioè mi espongo un po' troppo, vedete, cioè vado avanti e comporto un po' come se fossi un tank, però ancora non sono proprio tankosissimo. Mi servirebbe il Frozen Heart. Però ho sbagliato a farmi le scarpe del cooldown. Perché se mi metto Frozen Heart poi spreco tutto il cooldown reduction che avevo, penso che dopo le cambio. Raggiunge un sacco di farm. Ecco, Urgot non è il massimo per wave clearare. Anche se il veleno toglie abbastanza. Mamma mia. Ok. Fanculo. Intanto i miei compagni fanno devasti. Noi continuiamo, pushiamo tutto finché non ci vengono a disturbare. Anche se viene qui dunque uno contro uno, ce lo facciamo. Al momento siamo molto forti. Uno contro uno. Allagando un po'. Però, io mi sa che vengo. Ora mi convergo mid. Vediamo se c'è il red intanto. Perfetto, c'è il red, me lo frego. Sta arrivando Urgot. Eh sì, Urgot, sta arrivando. Cazzo! No, porca troia, che cazzo di culo! Che male che mi ha fatto però Urgot. Ah, mi ha attaccato col Fenix. Addio, Alistar. Mi sa che io le scarpe le vendo. Le vendo e mi prendo fanculo, non so. Metterlo Frozen Heart adesso. Frozen Heart è utilissimo. Da mana, da armor, da un sacco di armor. 100 di armor sono tantissimo. E slowa l'attack speed dei nemici. E vi trasforma in un vero tank. Non abbiamo tantissima vita, però. Ma sai che è strano che ho così poca vita avendo la Black Cleaver? Boh, strano, vabbè. Adesso il nostro danno con la Manamune, è se si mette aumentato. La voce di Rengar in giapponese è veramente orribile. La preferivo molto di più in inglese. Zed si voleva fare Darius da solo. Oddio, ce la poteva fare.
Rengar è con noi. Oddio, io pensavo che Rengar fosse se nemico. Perfetto, queste botte te le ricorderai. Cazzo! Oh, torniamo indietro, mentre torniamo indietro attacchiamo. Ok, ce la siamo cavata. Non vorrei dire, ma stanno un po' recuperando. Facciamo alistar le stack. Ok. Zed. Mi sono attaccato un po' la torre. Che palle tankage, mamma mia. Ok, oddio, mi sono salvato. Avete visto? Mi sono salvato. Cazzo. Muori. Tankash mi ha sottovalutato. Dai, che cazzo. Che scemo che sono. Era logico, era logico. Era logico. Sono stato stupido. Sono stato stupido. Molto stupido. Azir è fidato. No, non è fidato, però fa male. Allora non team veramente noioso. Tahm Kench, che palle. È che siamo. Perché siamo in normal, se no il rank sarebbe stato bannato immediatamente. Forgot about the train, che vuol dire? Comunque, come avete visto, l'ulti si può usare anche in modo difensivo nel caso vi catturino e ci sia un nemico un po' più in là, come era Azir, e mi sono salvato così. Ora sono in grado. Io non posso farci tantissimo ora. Ho anche un farm un po' di merda. Alistar, ti salvi? No, non mi serve. Dalla Z. Lo prendiamo, Udyr? No. Siamo tutti sparsi, dovremmo iniziare a grupparci. Gruppo. Dovremmo essere più forti di loro in teamfight, anche se Azir è una piaga. Io devo riuscire a prendere. Non so se è una buona idea prendere Azir, perché ho paura che ci. Che ulta tutto il nostro team indietro. Oh, bravo Rengar! Sono andato un po' più avanti nel caso qualcuno di loro volesse tentare di salvare Tahm Kench. Se l'avesse fatto l'avrei teletrasportato indietro e GG. Però a quanto pare non sono così stupido. Anzi, fa davvero male. Davvero tanto male. Davvero tanto male. Devo riuscire a prenderlo. Visto? E cosa deve fare Udyr? Non è da di carry, però funziona. Sono tankato tutta la torre per ben 2 volte. Vedi, ora iniziamo ad essere abbastanza tanky. Adesso appena ci chiediamo il Frozen Heart. Ah, cazzo, ho anche la mona pronta. Amico che mi hai chiesto di fare il video su Urgot, spero tu sia soddisfatto, vi sto facendo vedere delle cose carine.
almeno sai ora come sfruttare appieno le sue potenzialità. Però non fare i miei orroraci di posizione, per favore. Ora raccogliamo. Vediamo il Frozen Heart. Udir. Sono morto, mi disturbo. Era guardato sicuramente. My bad. My bad. Vabbè, gli errori accadono. E a proposito di errori, abbiamo il trinket. Adesso che abbiamo 205 di armor, tutto il loro team, tranne Azir, non ci farà un cazzo. Ora, il prossimo oggetto che mi farò, sinceramente non lo so. Stavo pensando a un Banshee Veil. Perché Azir fa davvero male. Cioè, mi sa che mi farò il Banshee Veil. Anche perché ad attacco ormai sono abbastanza a posto. 240 è tanto. Considerando che la mia Q ormai ha un secondo di cooldown, quindi la spammo ogni volta. Loro vogliono andare al Baron? No, stavo pensando anche a un Gantt, sinceramente. Però, considerando i danni che hanno, perché qui, cioè qui ne 2-9, pure i danni li fa. È schifo sto champion, mamma mia. Fa veramente schifo. Cioè, è troppo troppo forte. Lascio un po' di farm, Alter. Grazie. Via. Ok, Rengar è partito all'assalto. Noi però non ci siamo. Mi ha fatto un engage un po'. Ecco, io dove sto andando? Io sono zonato, qua sono un po' nei casini. Tentiamo di prendere Azir. Dove cazzo è? Vabbè, siamo troppo tanky per loro. Ah, ha subito flashato perché l'ha capito. L'ha capito che volevo che volevo ultarlo. Si è preso un po' di paura. Ce la facciamo a finirla? Volendo sì. Stavolta però ti prendo. Oh, oh! Dove cazzo è andata? Non so perché non me l'ha fatta cliccare subito. Zed? Zed è partito. Perfetto. Ho usato Real così Zed si è salvato. Che palle anche Darius. Bravo Alistar. Penso che ti sacrificherai per me. Sono morto. Sono morto e anche i miei FPS sono morti. Ma soprattutto io sono morto. Sono più umana. Dai, Zed, fai qualcosa, almeno ammazzati quello. Vabbè, 2 per 1. Non è molto worth, ma va bene. Computer del cazzo, mi sto già surriscaldando. 40 FPS. Vabbè, facciamoci il Banshee. Così almeno mitighiamo un po' i danni di Azir. Alistar, non prendere troppo per il culo che ci schiatta. C'è un drago, c'è un drago. Lol. Ultime parole famose, Coward. Morto. No, che cazzo Baron? Andiamo a fare come il drago. Oh, wow. Mi è piaciuto. Sì, possiamo farcelo il barone. Barbone?
Dai, voglio non recalare, vieni al baron. Vabbè, io intanto mi faccio Giorgina. Cosa c'è qua? Beh, la tolgo la muramana, se no me la fotto il mano. Madonna, quanto cazzo era di armoire? Ce la facciamo? Quindi è morta. Ma io lo inizio. Oh, ora quello che farò è solo spammare qua. Forse potevo mettermi un altro po' di attacco. Non è che ne abbia moltissimo. Però vabbè, stando così sopra, posso anche permettermi di non metterne troppo. Ma Baron è andato. Banshee ancora non ce l'abbiamo, mi serve il red. Posso voli? In effetti siamo una maramura, come cazzo si chiama sto item? Ogni volta sbaglio. Maramura, manamana. Boh, abbiamo il Banshee e ora siamo un perfetto tank. Bravo Rengo, anche bravo Alistar. L'ultimo oggetto, se il game non finisce prima, penso che finirà prima. Non lo so, metto la Yomu. No, non lo so, boh, non lo so che cazzo mi farà, mi farà qualcosa. Qualcosa di attacco. Vieni qua. Vieni qua anche tu, Azir. Mi stava focussando, direi, non mi ha fatto un cazzo. Se fossi stato una di carry normale sarei morto. Prego, prego, fai, fai, fai. Visto? Non mi faccio niente. Non mi faccio niente, pure male ne faccio. Il danno lo faccio, vedete? Non ho neanche la maramù. Mi dispiace, Zed, ma quello era mio. Ancora FPS, porca troia. Vabbè, ormai che mi è finito. Mi spiace, ragazzi, ma il mio computer è un po' una chiavica. Questo è quello che passa al convento per ora. Comunque, visto? Vuol dire forte. È un pick un po' insolito, la gente non è molto felice di avercelo, però se giocato bene può essere molto, molto forte e molto utile. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete mi piace, condividete e fatemi conoscere in tutto il globo. Ci vediamo domani.